Buon lunedì e ben ritrovati. Due casi di positività accertati al virus SARS-CoV-2, il timore di una diffusione più ampia, minano l'obiettivo di un'estate Covid-free alle Egadi. Il servizio. Le isole Egadi fanno i conti a ridosso dell'estate con la paura Covid. Due casi di positivi ufficializzati, ma i numeri sembrano essere aumentati. A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è stato direttamente il sindaco Francesco Forgione, spiegando che le porte del palazzo comunale sarebbero rimaste chiuse per alcuni giorni causa la positività al Covid di due dipendenti comunali. La notizia è stata poi ufficializzata anche nella nota del Presidente del Consiglio Comunale di Favignana, che ha convertito la seduta di domani in modalità telematica per sospetti casi Covid-19 accertati dei dipendenti comunali. Ma il numero dei contagiati nel frattempo è aumentato e sarebbero in tutto 12 nell'isola i positivi al Covid, fra cui due vigili e l'ex comandante degli stessi vigili, Olivieri, che da settembre ha ripreso servizio al quarto settore. Sulla situazione sanitaria nell'arcipelago, la consigliera comunale Kim Hernandez ha annunciato una sua interrogazione per chiedere chiarimenti ufficiali all'amministrazione comunale, visto il clima di incertezza che, almeno in queste ore, regna nelle tre isole Egadi. A scatenare il virus in quella che fino a pochi giorni fa era l'oasi free Covid della provincia di Trapani pare possa essere stato un oriundo isolano che lavora al nord. Al suo rientro nell'isola non avrebbe atteso l'esito del tampone a cui si era sottoposto in aeroporto e, ignaro di essere risultato positivo, avrebbe partecipato a una cena tra amici avviando il contagio a Favignana. I primi ad essere colpiti dal virus sono stati due vigili urbani in servizio alla Polizia Municipale di Favignana, ai quali nel giro di pochi giorni si sarebbero aggiunti altri favignanesi e i positivi alla data di oggi sarebbero 12. Numeri non confermati ufficialmente fino adesso dalle istituzioni Sindaco e ASP, ma che vengono confermati da alcuni consiglieri comunali. La situazione sembra sotto controllo, ma è evidente come, malgrado i vaccini estesi a tutta la popolazione, con il mostro Covid-19 bisogna ancora combatterci e non prenderlo sotto gamba. Come sotto gamba non possiamo permetterci di prendere quanti, pur se originari del luogo, verranno in Sicilia a passare le vacanze. Servono controlli davvero rigidi, altrimenti altro che estate in zona bianca. A tra poco con tutte le altre notizie. Contro la mafia o si è complici? Le parole del Capo dello Stato in occasione delle celebrazioni per il 29° anniversario della strage di Capaci. Ci sono i pezzi di ricambio, tornerà in funzione l'ascensore di uno dei padiglioni del cimitero di Trapani, lo assicura l'assessore Ninni Romano. Fiamme a Monte Bonifacio, ancora incendi nell'area boschiva sopra l'abitato di Alcamo, squadre antincendio all'opera tutta la notte. Segesta, ancora scoperte archeologiche, gli scavi restituiscono il basamento di una statua, il ritrovamento più significativo dopo l'ingresso all'Agorà. Granata imprecisi a canestro, la Pallacanestro Trapani perde gara 1 dei quarti di finale dei playoff contro Udine, domani le squadre tornano in campo. Binomio inscindibile per formare i cittadini di domani. Nell'approfondimento alle 14:20 le iniziative degli istituti di Trapani, Ciaccio Montalto e Pertini e di Erice De Stefano. Ben ritrovati. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le più alte cariche dello Stato ieri a Palermo ha partecipato all'iniziativa in memoria delle vittime dell'attentato del 23 maggio 1992, costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ricordare e rinnovare l'impegno per la legalità, pur con i limiti imposti dalla pandemia, è stato un programma fitto di impegni, quello promosso dalla Fondazione Falcone, creata dalla sorella del giudice Maria e dal MIUR per il 29° anniversario della strage di Capaci, iniziato con un incontro nell'aula bunker del carcere Ucciardone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal sindaco Leo Luca Orlando, che gli ha consegnato il tricolore realizzato dai bambini della scuola Cavallari di Brancaccio, in ricordo di tutte le vittime di mafia.
È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia. Con queste parole il capo dello Stato ha iniziato il suo intervento per ricordare il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, uccisi il 23 maggio 1992 a Capaci, dove la mattina presto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si era recata per depositare una corona d'alloro sulla stele commemorativa. O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative, ha sottolineato nel suo lungo intervento il presidente della Repubblica. Nel pomeriggio le celebrazioni si sono spostate in via Notar Bartolo, ai piedi dell'albero Falcone, diventato uno dei simboli della Palermo che resiste. Alle 17:58 è stato suonato il silenzio e sono stati scanditi i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Vito Schifani. Rocco Dicillo. Paolo Borsellino. Giovanni Falcone. Un grande applauso con la strada colorata da striscioni che riportano frasi come "Fuori la mafia dallo Stato, mai più trattative Stato-mafia". E sulla ricerca della verità sulle stragi di mafia si è soffermato il senatore di LeU Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo. Purtroppo i fatti di mafia e le stragi soprattutto sono complesse e hanno bisogno di ulteriori ricerche della verità, e ancora oggi dobbiamo capire chi, oltre alla mafia, ha dato un aiuto, un supporto a queste stragi, e ad iniziare da quella di Falcone. La lotta alla mafia continua ad avere gli strumenti necessari, la gente che deve lottare contro la mafia. Sì, gli strumenti ci sono, occorre però continuare nella partecipazione soprattutto delle persone. Cosa ne pensa Diavola con le sue ultime dichiarazioni sulla strage di Via D'Amelio? Addirittura ha detto: "Io ho partecipato, ho messo Ma io le scuse". seguo quello che è il metodo Falcone, cioè di cercare i riscontri, e pare che non ce ne siano molti, e quindi diciamo aspettiamo se ci saranno in futuro. Potrebbe essere un nuovo depistaggio, visto che già il giudice aveva parlato del più grande depistaggio della Beh, storia giudiziaria. certamente quello è stato il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana, quello di Scarantino, e dobbiamo appunto vigilare che non ce ne siano ancora. Torniamo a Trapani. Si sblocca la vicenda del mancato funzionamento dell'ascensore di uno dei padiglioni del cimitero, di servizio che va avanti da oltre 2 anni e di cui vi avevamo parlato sabato. L'assessore ai servizi cimiteriali Ninni Romano ai nostri microfoni ha fatto sapere che sono arrivati pezzi di ricambio e che entro 10 giorni l'impianto sarà di nuovo operativo. Diamo una spiegazione a tutti i cittadini che realmente si sono trovati in difficoltà con questo benedetto, fra virgolette, ascensore. Vi comunico che di fatto la gara è stata espletata, sono stati trovati i pezzi di ricambio finalmente, perché il problema grave era soprattutto questo: essendo un vecchio ascensore non c'era la possibilità di trovare i pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio adesso sono stati trovati, vengono dall'estero. Io confido che nella prossima decina di giorni l'ascensore sarà riparato, e di conseguenza diciamo, chi andrà a trovare i propri estinti a quel piano potrà usufruire dell'ascensore. Per cui grazie della domanda, è un'informazione che diamo in diretta proprio da oggi, perché proprio questa mattina mi hanno dato la conferma che il problema sarà risolto a breve tempo. Poi, Già finita? Già abbiamo no, risolto il problema? no, i problemi si risolvono nel momento in cui, così ho imparato da altri, si risolvono nel momento in cui realmente, schiacciando il bottone, l'ascensore arriva a piano. Però di fatto, essendo che diciamo, la gara è stata espletata e la ditta ci ha confermato che i pezzi ci sono, di fatto è semplicemente un momento diciamo, di aspettare l'esecuzione finale di questi lavori. La cronaca, una coppia di pregiudicati palermitani trovata in possesso di 100 grammi di hashish è stata arrestata dai carabinieri di Trapani. L'uomo era in permesso premio poiché è detenuto nelle carceri di San Giuliano.
Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsa dichiarazione sull'identità a un pubblico ufficiale. Per questi reati, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un uomo e una donna residenti a Palermo, entrambi pregiudicati di 45 e 47 anni. La coppia è stata fermata dai militari mentre si trovava a bordo della propria autovettura. L'atteggiamento alquanto nervoso dei due ha da subito insospettito i carabinieri. La donna sosteneva inoltre di non avere con sé documenti di identità nella borsa, mentre l'uomo stava usufruendo di un permesso premio poiché detenuto nella casa circondariale di Trapani. Tali circostanze hanno spinto i militari ad eseguire una perquisizione sia del veicolo sia degli occupanti, trovando 100 grammi di hashish occultati all'interno della borsa della 47enne. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata per aver reso false dichiarazioni riguardo le proprie generalità, mentre l'uomo per detenzione ai fini di spaccio, poiché al termine degli accertamenti la droga è risultata essere di sua proprietà. Infine, l'autorità giudiziaria ha sottoposto la donna alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo, mentre l'uomo è rientrato in carcere. Si infiamma la polemica a Paceco fra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Scarcella e l'opposizione. Le parole del primo cittadino nella conferenza stampa tenuta sabato mattina non sono state affatto gradite alla minoranza consiliare. Sullo sfondo di questa durissima contrapposizione verbale e politica c'è la mozione di sfiducia presentata da 6 consiglieri della minoranza nei confronti del sindaco Scarcella. Il sindaco sabato scorso ha voluto rispondere attraverso la stampa ai suoi detrattori, ha usato toni forti soprattutto nei confronti di colui che viene ritenuto non solo il leader dell'opposizione, ma anche il deus ex machina della mozione di sfiducia, cioè l'ex sindaco Gino Martorana. Oggi arriva la presa di posizione della minoranza consiliare che biasima le parole del sindaco. I consiglieri comunali Vito Buongiorno, Maria Basiricò, Salvatore Catalano, Marilena Cognata, Salvatore Ricciardi, ascoltata la conferenza stampa, si dicono sorpresi e indignati dal tono e dal linguaggio utilizzato dal sindaco nei confronti del dottor Gino Martorana e della stessa compagine di minoranza. Lo definiscono un sindaco irascibile e nervoso, tradito proprio da una evidente intemperanza linguistica, quasi a nascondere le puntualizzazioni politiche e amministrative che la mozione della minoranza poneva. È preoccupante, affermano, il fatto che il solo presentare una mozione di sfiducia, vincente o perdente che sia, non debba essere considerato un atto politico e legittimo, bensì una sorta di rivalsa fatta di rabbia e invidia, al più un'iniziativa inqualificabile. Il sindaco Scarcella, continuano, è apparso alquanto agitato e con poco senso istituzionale e si chiedono se è ancora possibile amministrare un comune sul piano umorale. Nell'attesa che la mozione approdi in consiglio comunale, i consiglieri di minoranza esprimono stima, fiducia e solidarietà al dottor Gino Martorana. Facciamo una pausa, tra poco. Fiamme a Monte Bonifato, ancora incendi nell'area boschiva sopra l'abitato di Alcamo, squadra antincendio all'opera tutta la notte. Segesta, ancora scoperte archeologiche, gli scavi restituiscono il basamento di una statua, il ritrovamento più significativo dopo l'ingresso all'Agorà. Granata imprecisi a canestro, la Pallacanestro Trapani perde gara 1 dei quarti di finale dei playoff contro Udine, domani le squadre tornano in campo. Ben ritrovati, un incendio è divampato ieri sera sul Monte Bonifato, la montagna alcamese ha bruciato per tutta la notte. Questa mattina Alcamo si è svegliata con il rumore dei Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento di Monte Bonifato, che dopo l'incendio divampato ieri ha praticamente bruciato per tutta la notte. Le fiamme hanno minacciato molte abitazioni sul versante sud della riserva naturale Bosco d'Alcamo a nord. Le fiamme hanno interessato tutto il versante lungo la via Kennedy, arrivando a valle, dove si trovano molte villette. Molti cittadini hanno evacuato spontaneamente le abitazioni per precauzione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Alcamo, Castelvetrano, Salemi e Trapani, oltre che la forestale e diverse squadre della protezione civile, alcune provenienti anche dalla provincia di Palermo. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la mattinata con il supporto aereo di Canadair provenienti da Lamezia Terme per spegnere il rogo.
Non è la prima volta che Monte Bonifato viene distrutto dagli incendi. Proprio un anno fa, in questo stesso periodo, il 27 maggio per l'esattezza, nella montagna alcamese divampò un terribile rogo. Anche allora le fiamme arrivarono a minacciare le case. Ieri un incendio ha interessato anche il territorio di Valderice, nella zona della discesa del Cavaliere, poco sopra il villaggio turistico. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti volontari di SOS Valderice e la forestale. Fuori servizio da più di 4 mesi il semaforo della strada provinciale 21 all'incrocio con la frazione di Nubbia. La segnalazione arriva da alcuni residenti che evidenziano la situazione di pericolo per chi dall'arteria laterale si deve immettere sulla provinciale, specialmente nelle ore di maggiore traffico della circolazione. I residenti dicono di aver segnalato il disservizio al comune di Paceco, ma ci sarebbe un problema di competenze con il libero consorzio, l'ex provincia, trattandosi appunto di un'arteria di pertinenza provinciale. Sta di fatto che da dopo le vacanze di Natale l'impianto è guasto, mettendo a repentaglio l'incolumità di automobilisti e centauri. Sarebbe dunque opportuno che i due enti dialogassero per trovare al più presto una soluzione. Al Parco archeologico di Segesta si conclude il ciclo di ricerche condotte con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Oltre al monumentale ingresso all'Agorà, ritrovata la base di una statua perfettamente conservata. Nuove scoperte nel millenario parco archeologico di Segesta sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa al termine della sessione di scavi avviata il 3 maggio scorso, che ha visto in campo l'equipe della Scuola Normale di Pisa con studenti specializzandi e dottorandi provenienti da varie università. In quest'ultimo scavo si è scoperto un edificio monumentale costruito con grandi blocchi in tecnica identica a quella del teatro di Segesta, una grande sala di un edificio, e all'interno di questo edificio vi è una grande base molto ben conservata, soprattutto nella parte che reca una lunga iscrizione greca. Ci rivela che colui che ha fatto questo edificio era un signore di nome Diodoro, Diodoros, già noto da altre epigrafi di Segesta, e che aveva fatto erigere qui la statua di suo padre e aveva fatto costruire un edificio destinato alla, diciamo, associazione dei giovani, gli Efebi, di Segesta stessa, in totale finanziamento suo. E questo ci dà un'idea di una classe dirigente, di famiglie molto ricche che contribuiscono a loro spese alla costruzione dell'Agorà di Segesta e degli edifici che la contornano e ne fanno parte. La eccezionalità del ritrovamento veramente ci fa tanta gioia, perché abbiamo ritrovato non soltanto un ambiente importante, ma abbiamo trovato anche, sappiamo di che cosa si tratta perché c'è scritto, perché questo personaggio così importante, Diodoro, che noi conoscevamo perché aveva dedicato alla sorella sacerdotessa al tempio di Afrodite Urania un'epigrafe, ora ritroviamo qui perché dedica una statua a suo papà che si chiamava Tittelo, e dedica anche questo ambiente molto particolare. In questi mesi di emergenza pandemica qui a Segesta si è lavorato tanto per dare ai visitatori che scopriranno il parco archeologico una volta che riaprirà alle visite i percorsi, gli itinerari che permetteranno di conoscere l'Acropoli Sud di Segesta, ma anche l'ingresso che grazie agli scavi archeologici è stato scoperto all'Agorà, alla parte nord di Segesta. Turismo, sport e disabilità. Il comune di Castellammare del Golfo abbatte le barriere con una serie di weekend dedicati all'inclusione sociale. Si è svolto a Castellammare del Golfo il secondo weekend dedicato all'inclusione sociale. Dopo il positivo riscontro della prima settimana, Disabili da Mare torna sul lungomare e sulla spiaggia Playa per abbattere le barriere grazie alle attività che il Comune ha programmato in collaborazione con la FIPSAS, la Capitaneria di Porto, la Direzione di RAI per il Sociale, nell'area del Lido Senza Barriere d'Arsena, nel rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.
Il secondo dei tre weekend ha visto protagonisti cinque disabili che hanno iniziato l'approccio all'acqua e con delle tecniche di respirazione e stage per altre persone con disabilità di stand-up paddle, variante del surf, con il progetto SUP for All, organizzato da SUP Around Sicily con Gioacchino Migliore e Gabriele Pizzo, primi in Europa ad avere costruito un SUP per disabili. E ancora corsi di yoga con Alice Palermo e torneo di bocce con la collaborazione delle associazioni Fiore Daphne ed Insieme Si Può. Lo stage di apnea ha affrontato il tema della vestizione e dell'utilizzo dei materiali per passare a degli esercizi per il corpo e la mente da parte di stand-up paddle. A tutti sono stati consegnati attestati di partecipazione al weekend. Gli appuntamenti di oggi sulla nostra emittente: alle 20.30 e a mezzanotte e 30 trasmetteremo gara 1 dei playoff di serie A2 tra APU Old Wild West Udine e 2B Control Trapani. Alle 23 una nuova puntata di Respubblica Sicilia chiama Europa, ospiti del direttore Nicola Baldarotta, nella prima parte il senatore Vincenzo Sant'Angelo, nella seconda l'assessore al comune di Trapani Ninni Romano. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. La Pallacanestro Trapani perde gara 1 dei quarti di finale dei playoff contro Udine. Domani le squadre tornano in campo. Strada in salita per la Pallacanestro Trapani, che ieri pomeriggio ha perso il primo confronto della serie playoff contro Udine con il risultato finale di 66-55. Una partita in cui i granata hanno rincorso e hanno tirato male dalla lunga distanza. Una gara da playoff con una cospicua intensità difensiva che ha prevalso sul bel gioco in campo. Le due squadre non hanno giocato al meglio delle proprie possibilità, ma le tante rotazioni a disposizione di rilievo hanno consegnato ad Udine una meritata vittoria. Decisivo è stato l'apporto dell'ex Francesco Pellegrino, migliore in campo nonostante i soli 7 punti realizzati. I suoi centimetri sono stati un vero e proprio problema per le idee tattiche della formazione granata. Coach Matteo Boniccioli è stato bravo ad arginare la Marshall Colbert, cambiando spesso l'uomo difensivo assegnato sul giocatore di maggior talento della Pallacanestro Trapani. La Pallacanestro Trapani è rimasta a Udine, dove domani a partire dalle 18 giocherà gara 2. Dopo i tamponi, il cui esito è stato negativo per tutti i tesserati, i granata nel pomeriggio effettueranno un allenamento di rifinitura. Sappiamo che con loro è molto difficile far canestro, soprattutto hanno un occhio di riguardo sulla Mar, cambiando spesso marcatura, e i tiri di Lamar sono stati a percentuale difficile. Tirare con queste percentuali e vincere credo che sia proibitivo. Altri hanno sbagliato tiri aperti di ottima qualità. Possiamo fare meglio, possiamo ricercare il tiratore, soprattutto in alcune situazioni, meglio. Non ci siamo arrivati, questo è dovuto anche al fatto che le rotazioni corte rispetto a loro ci penalizzano un po'. Niente, sappiamo che è una serie veramente difficile, al limite del proibitivo, e dobbiamo giocare umili e giocando la pallacanestro, cercare di fare la pallacanestro che abbiamo fatto nei mesi centrali della stagione, sapendo che siamo un po', passatemi il termine, castrati tatticamente, perché possiamo variare poco i quintetti non avendo Curtis, quindi utilizzando poco Mollu da tre. E detto questo, Udine ha giocatori di esperienza, ha messo una fisicità pazzesca terzo e quarto, ma se guardiamo i parziali direi che il break è stato il secondo quarto, quando ci puniscono, quando non siamo più lucidi sia in difesa che in attacco. Gli altri tre quarti sono stati abbastanza combattuti. Dobbiamo mantenere la stessa intensità difensiva, aggiustando qualcosina, è un po' più pazienti in attacco, perché possiamo prendere tiri migliori. Cambiamo sport. Ieri mattina a Palermo si sono tenute le gare di powerlifting, una disciplina che prevede il sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. La palestra Olympic di Trapani si è ben distinta nel 7° campionato nazionale. A vincere è stato Giuseppe Barone, terzo posto invece per Vincenzo Santoro, entrambi allenati dal trapanese Giuseppe Messina. Il calcio adesso con il Dattilo, che vince 4-2 contro il Biancavilla e raggiunge la salvezza nel campionato di Serie D. Il servizio di Federico Tarantino.
Il Dattilo, con 6 giornate d'anticipo, ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie D. Un risultato raggiunto grazie alla vittoria ieri pomeriggio a Provinciale contro Biancavilla per 4-2 e la contemporanea sconfitta del Marina di Ragusa sul campo di San Luca. Una vittoria rimonta per i biancoverdi che avevano subito la rete di Maimone nel primo tempo. Un gol che ha scosso il Dattilo che in 10 uomini ha messo a segno 3 reti prima del duplice fischio. La prima rete biancoverde porta la firma del giovane Pace che dal limite dell'area al volo ha insaccato la porta del portiere. È ancora un centrocampista a portare avanti gli uomini di mister Recchianetta, con Lupo che con il suo destro ha realizzato il gol. La terza rete è di Terranova, nato da un lancio lungo illuminante di Pagliarulo. Nel secondo tempo ancora Terranova dal calcio di punizione e chirurgico. Nel finale, a gara già decisa, il Biancavilla ha accorciato le distanze con l'incornata di Viglianisi. Scuola e cultura della legalità, un binomio ormai inscindibile per la formazione dei cittadini di domani. Oggi a Trapani ed Erice le iniziative di 3 istituti scolastici, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Eugenio Pertini e Antonino De Stefano. Vediamo il servizio. Un murale pensato, costruito, realizzato come un libro da leggere, ricco di significati, alcuni espliciti, altri più criptici, che implicano la ricerca di chiavi interpretative. Un lavoro a più mani tra l'artista Nanno Gandolfo, la semiologa Martina Bannino e un gruppo di ragazzi studenti della scuola Ciaccio Montalto e che vivono e abitano nel quartiere di Cappuccinelli. I personaggi ritratti nel murale sono Rita Adria, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Alberto Giacomelli, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Mauro Rostagno, Peppino Impastato. Un unico filo delle emozioni li unisce consegnandoli alla memoria. Non solo la legalità vista a scuola, sui libri o dai discorsi dei docenti, dai nostri comportamenti quotidiani, dai nostri atteggiamenti, perché ci teniamo molto, la correttezza. Insegniamo che il rispetto delle regole è la prima forma di libertà che devono avere. E hanno iniziato questo lavoro e l'hanno portato avanti per mesi facendo scuola in un modo diverso e si sono veramente appassionati. Noi ci crediamo molto, il nostro percorso d'istituto, il nostro filo rosso è quello proprio della legalità, in questo caso quest'anno del coraggio. 7 personaggi raffigurati insieme a Gian Giacomo Ciaccio Montalto sono legati tutti dal filo rosso della memoria, ma da un'unica anche parola: coraggio. Le pietre della memoria sono invece un lavoro della terza B dell'Istituto Antonino De Stefano di Erice. È stato voluto fortemente dalla Commissione Legalità. Io sono dirigente reggente dal 1 marzo, quindi ho voluto praticamente fortemente che avvenisse questa commemorazione. Quindi anche a maggio va bene, visto che ora siamo in zona gialla. Ho voluto anche tutte le istituzioni, proprio perché è il progetto, no? E lo dice anche lo stesso titolo, le pietre della memoria, quindi ricorderemo sempre. Sono state collocate su un parapetto all'ingresso della succursale della scuola e nella disposizione, nella fattura, hanno ciascuna un'interpretazione propria, insieme un significato collettivo. La piastrella in alto rappresenta Barbara Rizzo Asta, che in un abbraccio accoglie a sé quelle in basso, i figli Giuseppe e Salvatore, interpretati da fiori di maiolica tipici della fattura artigianale siciliana. Le pietre della memoria devono essere un segno per dire che nessuno è stato davvero ucciso. La loro memoria cammina con gli altri e soprattutto nei giovani, che devono essere consapevoli che la legalità è un diritto e un dovere nello stesso tempo. Le piastrelle sono state realizzate con la collaborazione e i materiali messi a disposizione a titolo gratuito dalla ditta Laboratorio del Coccio. La scuola Eugenio Pertini ha puntato sulla declinazione di legalità e cultura, con una giornata dedicata a tutte le vittime di mafia, da Emanuele Notarbartolo alle vittime degli attentati di Capaci e Via D'Amelio, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Re di Cosina e Claudio Traina. Noi non dimentichiamo questa data, perché per noi segna una rivoluzione culturale. Io sono del 72, non posso dimenticare il 1992 quando ascoltai quella notizia in TV. Non posso dimenticare quel comitato dei lenzuoli, non posso dimenticare le grida dei siciliani. E allora la scuola deve fare la sua parte, perché sono i giovani che devono crescere e scegliere di dire no alla mafia.
Questo è il nostro dovere, da scuola siciliana, da scuola che crede e investe nella cittadinanza attiva. E oggi qui siamo riuniti come ogni anno per sentire forte questa voce ed espanderla, amplificarla, come giusto che sia, rompendo ogni silenzio, perché ognuno può fare la sua parte se vuole. Benvenuti alla seconda edizione che apriamo con un aggiornamento che riguarda la cronaca. A seguito di una segnalazione, i carabinieri della compagnia di Alcamo nella notte tra sabato e domenica sono intervenuti in un'abitazione privata a Calatafimi Segesta. All'interno c'erano 6 giovani tra i 26 e i 29 anni non conviventi tra loro, intenti a festeggiare un compleanno in violazione della normativa vigente in materia di Covid-19, poiché in assenza di mascherine e in numero maggiore rispetto a quello consentito. I giovani sono stati identificati e raggiunti da sanzioni amministrative pecuniarie di 400 euro ciascuno. E rimanendo in tema, ci sarebbero 12 casi di Covid nell'isola di Favignana. Le isole Egadi fanno i conti a ridosso dell'estate con la paura Covid. 2 casi di positivi ufficializzati, ma i numeri sembrano essere aumentati. A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è stato direttamente il sindaco Francesco Forgione, spiegando che le porte del palazzo comunale sarebbero rimaste chiuse per alcuni giorni causa la positività al Covid di 2 dipendenti comunali. La notizia è stata poi ufficializzata anche nella nota del Presidente del Consiglio Comunale di Favignana, che ha convertito la seduta di domani in modalità telematica per sospetti casi Covid-19 accertati dei dipendenti comunali. Ma il numero dei contagiati nel frattempo è aumentato e sarebbero in tutto 12 nell'isola i positivi al Covid, fra cui 2 vigili e l'ex comandante degli stessi vigili, Olivieri, che da settembre ha ripreso servizio al quarto settore. Sulla situazione sanitaria nell'arcipelago, la consigliera comunale Kim Hernandez ha annunciato una sua interrogazione per chiedere chiarimenti ufficiali all'amministrazione comunale, visto il clima di incertezza che, almeno in queste ore, regna nelle 3 isole Egadi. A scatenare il virus in quella che fino a pochi giorni fa era l'oasi free Covid della provincia di Trapani pare possa essere stato un oriundo isolano che lavora al nord. Al suo rientro nell'isola non avrebbe atteso l'esito del tampone a cui si era sottoposto in aeroporto e, ignaro di essere risultato positivo, avrebbe partecipato a una cena tra amici avviando il contagio a Favignana. I primi ad essere colpiti dal virus sono stati 2 vigili urbani in servizio alla Polizia Municipale di Favignana, ai quali nel giro di pochi giorni si sarebbero aggiunti altri favignanesi e i positivi alla data di oggi sarebbero 12. Numeri non confermati ufficialmente fino adesso dalle istituzioni Sindaco e ASP, ma che vengono confermati da alcuni consiglieri comunali. La situazione sembra sotto controllo, ma è evidente come, malgrado i vaccini estesi a tutta la popolazione, con il mostro Covid-19 bisogna ancora combatterci e non prenderlo sotto gamba. Come sotto gamba non possiamo permetterci di prendere quanti, pur se originari del luogo, verranno in Sicilia a passare le vacanze. Servono controlli davvero rigidi, altrimenti altro che estate in zona bianca. Nel prossimo servizio ci spostiamo a Palermo per parlare delle celebrazioni per il 29° anniversario della strage di Capaci. Ricordare e rinnovare l'impegno per la legalità, pur con i limiti imposti dalla pandemia, è stato un programma fitto di impegni, quello promosso dalla Fondazione Falcone, creata dalla sorella del giudice Maria e dal MIUR per il 29° anniversario della strage di Capaci, iniziato con un incontro nell'aula bunker del carcere Ucciardone, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal sindaco Leo Luca Orlando, che gli ha consegnato il tricolore realizzato dai bambini della scuola Cavallari di Brancaccio, ricordo di tutte le vittime di mafia. È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia. Con queste parole il capo dello Stato ha iniziato il suo intervento per ricordare il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, uccisi il 23 maggio 1992 a Capaci, dove la mattina presto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si era recata per depositare una corona d'alloro sulla stele commemorativa. O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative, ha sottolineato nel suo lungo intervento il Presidente della Repubblica.
Nel pomeriggio le celebrazioni si sono spostate in via Notar Bartolo ai piedi dell'albero Falcone, diventato uno dei simboli della Palermo che resiste. Alle 17.58 è stato suonato il silenzio e sono stati scanditi i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Vito Schifani. Rocco Di Cillo. Paolo Borsellino. Giovanni Falcone. Un grande applauso con la strada colorata da striscioni che riportano frasi come «Fuori la mafia dallo Stato, mai più trattative Stato-mafia». E sulla ricerca della verità sulle stragi di mafia si è soffermato il senatore di LeU Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo. Purtroppo i fatti di mafia e le stragi soprattutto sono complesse e hanno bisogno di ulteriori ricerche della verità, e ancora oggi dobbiamo capire chi, oltre alla mafia, ha dato un aiuto, un supporto a queste stragi, ad iniziare da quella di Falcone. La lotta alla mafia continua ad avere gli strumenti necessari, la gente che deve lottare contro la mafia? Sì, gli strumenti ci sono, occorre però continuare nella partecipazione soprattutto delle persone. Cosa ne pensa Diavola con le sue ultime dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio? Addirittura ha detto: io ho partecipato, ho messo... Ma io seguo quelle che è il metodo Falcone, cioè di cercare i riscontri, e pare che non ce ne siano molti, e quindi diciamo aspettiamo se ci saranno in futuro. Potrebbe essere un nuovo depistaggio, visto che già il giudice aveva parlato del più grande depistaggio della storia giudiziaria. Certamente quello è stato il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana, quello di Scarantino, e dobbiamo appunto vigilare che non ce ne siano ancora.